Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video e nel mio canale, perché bentornati sarebbe nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video di Racconti in Viaggio. Quest'oggi vi racconterò del mio rapporto con l'arte, questo rapporto un po' travagliato, diciamo, perché sapete, sin da quando ero piccolo mi divertivo a fare le sculturine. Ho una scultura di quando ero piccolo che avevo usato un pezzo di legno bruciato con altri pezzetti di legno, poi una specie di pergamena del artista. Avevo fatto una sculturina carina, vabbè, un po' mediocre, ma se avevo comunque 4 anni, però potrebbe anche avere un senso, diciamo, un senso logico, però niente di che. Poi mi ricordo che ero alle elementari e comunque disegnavo sempre. Di solito quando ero alle elementari, cose del Signore degli Anelli, Star Wars, oppure i soldati, roba del genere. Roba abbastanza violenta, diciamo, violenta. No, vabbè, poi sapete, facevo quelle faccine, le faccine rotonde che mi sorriso, i due occhietti e niente di che, comunque, quelle cose un po' banaline. Però comunque il tempo va avanti, io finisco le elementari e vado alle medie. Arte, alle medie c'è arte, vabbè che c'è anche alle elementari, però vabbè, quando sei alle elementari non è che ti cacchino molto con l'arte lì. Però cosa succede? Te lo dico io cosa succede. Succede che forse devo uscire, fammi entrare nella corsia! Cazzo! Comunque sono alle medie e alle medie iniziano, c'è il corso di arte vero e proprio, cioè la lezione, e praticamente faccio cacca. Non sono un pittore, non sono un disegnatore, faccio schifo, no? Diciamo, l'arte non è il mio alle medie. In prima media avevo un insegnante di arte che poi si è sentita male, quindi a metà dell'anno l'hanno cambiata con un'altra professoressa. All'inizio andavo bene con la vecchia professoressa, poi l'abbiamo cambiata e c'era questa professoressa qui che mi strappava i disegni. Poi in seconda abbiamo cambiato l'insegnante. All'inizio non andavo bene perché la professoressa di prima le avrà detto: no, guarda, lui è cattivo, bastonalo. E quindi facevo un po' schifo. Però dopo abbiamo ingranato, ha capito com'ero realmente, quindi poi alla fine premiava il mio impegno, perché comunque sai, l'arte è una cosa non tanto soggettiva, nel senso, se sei bravo a fare i disegni, bene, se no, nella lezione di arte non è che sia tutto rose e fiori, diciamo, nel senso, lì puoi solamente premiare l'impegno, se uno non è capace di disegnare. Poi abbiamo 11-12 anni, perciò che cacchio vuoi, Picasso, eh no? E comunque, dopo, in terza, più che dopo, abbiamo avuto un'altra insegnante, l'abbiamo ricambiata, che con questa insegnante andavo bene pure in questa. Infatti alla fine nella mostra che aveva fatto la scuola c'erano 4 dipinti miei, 4 disegni miei, che vabbè, li aveva fatti la mia nonna, però quello è un segreto tra me e voi. Comunque vabbè, le medie finiscono, si passa alle superiori. Superiori. Primo anno di ITIS, vengo bocciato e fa niente. Però in quell'anno lì di ITIS, verso la fine dell'anno, dove ormai mi ero dato per vinto, quindi non studiavo più, tanto avrei dovuto prendere 18-10 in ogni materia, e visto che mancavano solamente 3 verifiche alla fine, ho detto vabbè, cogli l'attimo, e mi ero messo a dilettarmi nell'arte, anche perché in quel periodo lì volevo imparare a fare le maschere. Quindi mi sono messo lì, ho iniziato a fare le sculture, ho fatto la prima scultura, sono state le cicatrici di Joker,
di quello di Heath Ledger, e la faccia del Grinch, the prosthetics of the Grinch. Solamente che avevo sbagliato qualcosa, avevo fatto il calco troppo sottile e questo non lo sapevo. Poi sai, le prime volte che fai una cosa va quasi sempre a merda, a meno che tu non abbia già delle altre basi, tipo adesso quando faccio delle cose del cosplay che anche non ho mai fatto, comunque avendo the knowledge, avendo la conoscenza, so più o meno i materiali, so cosa devo usare, so come reagiscono i materiali a questo, so come reagiscono i materiali a quello, perciò diciamo un po' lì sai arrangiarti, so arrangiarmi. Solamente invece che dopo, quando l'avevo fatto la prima volta, l'avevo fatto troppo sottile e mi si era spaccato. Io una tristezza, perché comunque essendo la prima volta ci ho messo un sacco, ero fiero della mia scultura. Sai, ti si spezza il cuore oltre che al calco mentre lo fai. E quindi niente, però non mi do per vinto, perché da lì inizierà una magica avventura nel mondo del props making, cioè gli oggetti di scena, tipo l'armatura degli Uruk-hai, la maschera degli Uruk-hai. E anche c'era quel periodo durante l'anno di Halloween, che solamente che io mi ero messo lì, facevo tutte le cose, ho fatto la casa degli orrori con Fred Krueger, con l'esorcista con la testa che girava, avevo fatto tutto grandezza naturale, l'avevo fatto tutto io, c'era la macchina del fumo, c'erano le fiamme, c'era di tutto, c'era la zucca che intagliavo io ogni anno. Solamente che vivendo in un in una parte del paesino dove non passava nessuno, facevo tutto sto lavoro per niente. Va bene che devi dire che è per me, però sai, ti fai un bugio di culo, poi nessuno apprezza. L'unico che apprezzava era il mio vicino di casa, che aveva, era piccolino e che quindi manco usciva di casa perché faceva paura, no? Mettevo l'impiccato, mettevo tutto l'ambaradame ed era comunque molto carina, no? Come casetta. E quindi, comunque, durante le superiori ho avuto il tempo di sviluppare quest'arte, anche se io stavo studiando chimica. Quindi diciamo, la mattina studiavo chimica a scuola, poi andavo a casa, facevo i compiti e studiavo, poi alle 6, quando andavo a casa, mi mettevo lì a fare le repliche. Ho iniziato facendo le maschere, guardando i tutorial su YouTube, cercando tutti i modi per farlo, guardavo i making of the movies, dietro le quinte dei film, di come li facevano. Quindi imparavo guardando, così come si dice nel mestiere, rubavo a destra e a sinistra, capivo come fare certe cose. Poi una cosa positiva è che io ho la capacità di vedere e imparare subito, quindi guardavo, tipo ho imparato anche a lavorare il cuoio, e come ho fatto, ho guardato dei tutorial, ho comprato gli attrezzi, perché è una cosa che ho imparato in questi periodi in cui mi dilettavo nell'arte, che avere gli attrezzi corretti ti cambia il mondo, nel senso, per fare i dettagli. Quando ho fatto la seconda volta la maschera di Ryuk e mi ero messo lì, ho detto ok, adesso la voglio fare come se fosse un film, come se fosse reale, mi ero messo lì a fare tutti i dettagli, però intanto avevo collezionato molti molti attrezzi, quindi era tutto più semplice. E comunque la cosa bellissima, che guardando, che poi pubblicando queste fotografie su Instagram, a proposito Yoda Cucù su Instagram, vedo il mio miglioramento dalla maschera che avevo fatto all'inizio. La prima maschera che mi è venuta è stata quella di Leatherface, che comunque non è perfetta, però è bella. L'ho usata nella casa degli orrori, è quella che avevo fatto nella casa degli orrori, quella è la mia prima maschera. Anche se adesso non ce l'ho più, che tristezza. Vabbè, quella era la mia prima maschera. Poi ho fatto una maschera da Uruk-hai. Sì, non era tutto. Poi avevo imparato solamente a fare quella a metà faccia e non era un granché. Però poi con gli anni ne ho fatte altre. Ho fatto un'altra maschera, ne ho fatte altre due e ho imparato piano piano a fare tutto. Poi ho imparato a fare gli oggetti di scena, quindi utilizzare la resina, utilizzare il polistirolo.
E adesso sono qui a Los Angeles che sto iniziando, anche qui grazie alla mia insegnante di recitazione, che lei è un'attrice qui in America, lei ha recitato in Unbroken, e dove la regista era Angelina Jolie, e lei ha conosciuto Michelle Burke, che lei ha lavorato nel make-up sin dai... è una delle pioniere del make-up, ha vinto il premio Oscar per il make-up di Dracula in Dracula di Bram Stoker, quello interpretato da Gary Oldman, e ne ha anche vinto un altro di premio Oscar, che però non mi ricordo per quale film, e comunque ha lavorato in Tropic Thunder, ha lavorato in Mission Impossible, Minority Report, e per molti altri. E quindi lei adesso mi sta aiutando anche a entrare nel giro del make-up. Quindi diciamo lo sviluppo dell'arte, perché poi è strano, poi quando si è bambini, infatti, quando si è bambini non saprai mai realmente cosa farai da grande, che perché le cose verranno piano piano con la crescita, nel senso... da non essere capace di fare niente artisticamente, ed è anche questa la ragione per cui ero andato a fare chimica, perché mia mamma mi fa, se noi avessimo scoperto prima che tu eri bravo a fare queste cose qui, ti avremmo mandato in un artistico. Però vabbè, io sono contento del mio percorso della chimica che ho fatto, perché comunque, diciamo, imparare un'arte che ce l'hai già è più semplice che imparare una scienza che devi per forza studiare tutto, quello è un po' più impegnativo. Perciò, mi piace anche il fatto di avere questo background chimico. In più, c'è anche stato uno sviluppo nelle arti grafiche, nel senso nel disegno. Diciamo che ho fatto un sacco di quadri. Un sacco di quadri, ho fatti neanche tantissimi. Perché comunque ho iniziato, il mio primo quadro è stato di Schwarzenegger. No, il primo in assoluto è stato L'urlo di Munch, che è un po' osceno, anche perché non sapevo ancora le sfumature, non usavo bene i colori, eccetera. Adesso se lo dovessi rifare sarei molto più accurato, molto simile all'originale. Anche perché, diciamo, io facendo, riproducendo le repliche che ci sono nei film, cerco sempre di essere il più fedele possibile. Ho fatto il quadro di Isildur che taglia l'anello a Sauron. Ho fatto il quadro dell'Ashura che suona il piffero di Hit. Il salto della fede di Indiana Jones. Quindi sono tutte repliche, devono essere abbastanza fedeli. Non perfette, perché poi ovviamente facendole a mano libera è abbastanza difficile farle perfettamente perfette, no? E comunque piano piano, tipo recentemente ho fatto un dipinto di Dracula che è alto un metro e cinquanta per 90 centimetri, e sto imparando a fare tutte le sfumature, il volto, eccetera. Poi ho fatto un altro dipinto di Dracula, questa volta quello di Bram Stoker, quello che ha fatto Michelle, e ho fatto tutte le sfumature, tutte le rughe, eccetera. Quindi diciamo che l'arte è solamente allenamento, perché poi facendolo impari, e spesso sono gli errori che ti fanno imparare di più di quando fai giusto, perché molte cose, molti effetti che mi capitano a me quando faccio le sculture sono tutti venuti di culo. Gli effetti migliori sono quelli che ti vengono per fortuna, che non ti aspettavi, perché tu sei lì, fai così, dici, mannaggia, fammi sistemare, e riesci a sistemare tutto, ed è tutto perfetto, ed esce da Dio. Tipo nel mio ultimo quadro di Dracula, avevo usato troppo nero sul naso, però come effetto è favoloso, ed mi è venuto di culo. Comunque, da zero a essere in grado di fare tutte queste sculture, infatti ho stupito tutta la mia famiglia, che ogni volta che facevo qualcosa, comunque era upgradato, nel senso c'era sempre quel 3% in più, migliore, eccetera, che dicevano, oh, wow, ma bravissimo, grazie. Poi anche Michelle mi ha fatto i complimenti, ovviamente, poi... ha fatto i complimenti perché comunque
ho imparato da solo. Non sono perfette come cose, lo dico anch'io, vedo un sacco di difetti, poi io, poi da mio occhio che è super critico, che vedo un sacco di difetti dappertutto, pensa a cosa, dentro di me ogni volta che guardo una mia opera c'è peggio della rivoluzione francese qua dentro, si ammazzano tutti, dicono è una cacchina, però sai, questa è anche la cosa che ti fa migliorare, non ti fa mai fermare al tuo livello e ti fa sempre cercare di andare su, 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 su. Perciò vedremo tra qualche anno cosa farò. Chi lo sa nella vita? Magari sono morto. Chi lo sa? No, comunque, signori, anche questo video è terminato. Spero vi sia piaciuta questa storia della mia, la mia ribalta nelle arti magiche. E signori, noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, mettete un mi piace, condividete il video, fate quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video, cioè domani.